Ma nell'allontanarmi volevo invece dare lettura brevissima di un messaggio che ritengo molto importante, che ci ha fatto venire il presidente Napolitano, che credo si attagli anche molto bene alla diciamo parte successiva, anche se siamo in ritardo di circa mezz'ora, però insomma. Dice il presidente Napolitano: in occasione del convegno Immigrazione, una sfida, una necessità, rivolgo un saluto augurale alle autorità presenti, ai relatori, a tutti i partecipanti, a voi che l'avete promosso. L'immigrazione è da tempo in Italia un fenomeno strutturale, pur non essendo mai cessato, vale la pena ricordarlo, ogni flusso immigratorio, che anzi di recente ha fatto registrare una ripresa, soprattutto nella fascia di età più produttiva tra i 20 e i 40 anni, compresi laureati e figure altamente professionalizzate. I lavoratori stranieri rappresentano la componente essenziale della nostra economia nelle attività di cura ed assistenza, servizi edilizi, settore manifatturiero, agricoltura, allevamento, ma anche nel lavoro autonomo si registrano presenze di rilievo. Gli immigrati sono inoltre parte attiva del tessuto sociale e culturale dell'Italia, con significative affermazioni, in particolare delle seconde generazioni, nella letteratura, nell'arte e nello sport. È fondamentale infine il contributo degli immigrati per contrastare le tendenze demografiche che in loro assenza vedrebbero il nostro paese alle prese con una drammatica denatalità e un preoccupante invecchiamento. Insieme ai numerosi benefici, il fenomeno migratorio porta con sé tensioni da non sottovalutare e nuove sfide per la società ospitante. Esso chiama infatti le istituzioni a un costante impegno per favorire l'integrazione, pienamente garantendo il principio di legalità, senza peraltro mai trascurare il rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone, anche nei casi di difficile gestione come respingimenti, espulsioni e sbarchi. Una corretta percezione dell'immigrazione da parte dell'opinione pubblica ha bisogno di un'accurata comunicazione da parte dei media, se si vuole evitare di alimentare ansia sociale e odiosi episodi di intolleranza. Questo si attanaglia, mi pare bene, al punto successivo. Fortunatamente, i sondaggi più recenti rilevano un'opinione pubblica meno sconcertata dal fenomeno migratorio e più incline a riconoscere ai cittadini stranieri i diritti necessari a garantire una corretta inclusione sociale. Nella certezza che le riflessioni di questa giornata potranno recare un prezioso contributo al dibattito su questi temi così importanti per la coesione e lo sviluppo del nostro paese, esprimo a voi un sentito augurio di buon lavoro. Noi lo ringraziamo a nostra volta.